Nel cuore delle antiche montagne giapponesi vive una comunità di individui straordinari. Essi sono gli Yamabushi, custodi del sacro, viaggiatori dello spirito. Gli Yamabushi sono esseri in sintonia con il profondo respiro della montagna. La loro è una spiritualità di natura. Un giorno ho avuto l'onore di unirmi a questi valorosi camminatori di sentieri inesplorati. La montagna che ci attendeva era il maestoso Monte Gassan, un'enorme sfida per l'anima che rispecchiava la grandezza e l'austerità di questi coraggiosi custodi. Ma l'universo ha il suo modo di sorprenderci. Improvvisamente una bufera ha scatenato la sua furia e ci siamo trovati persi in un turmine di vento e pioggia. In quel momento è stato come se la montagna stessa volesse testare la nostra resilienza. E mentre la bufera infuriava, gli Yamabushi mostravano una forza interiore senza confini. La loro calma trascendeva l'ostacolo esterno. A un certo punto però, il vento ha iniziato a soffiare così forte da costringerci a sdraiarci sui sassi del sentiero. Non era possibile restare in piedi. Il vento ci avrebbe fatto perdere l'equilibrio, portandoci pericolosamente sul ciglio del burrone. Ma per fortuna alla fine siamo riusciti a trovare un rifugio, dove abbiamo passato la notte. Quella giornata rimarrà impressa nel mio cuore come un'esperienza di profonda trasformazione. La montagna, in tutta la sua maestosità, aveva rivelato i suoi segreti agli audaci. Che sia una bufera o una tempesta dell'anima, l'essenza degli Yamabushi ci ricorda che la bellezza della vita risiede nella nostra capacità di affrontare le avversità con coraggio e compassione. E alla fine torna sempre a splendere il sole.